Continuiamo con Viola e la poetessa. La scena si svolge nella sala d'aspetto di una stazioncina. Una stazioncina non si sa dove, qualunque. Perciò anche abbastanza disadorna. E c'è una già seduta, una donna, una clochard potremmo dire, e tutta infagottata, con un paio di buste a terra, insomma c'è una clochard. A un certo punto la voce metallica dell'altoparlante annuncia che il rapido proveniente da Bologna viaggia con circa 20 minuti di ritardo. A questo punto entra il secondo personaggio, una tale Viola, non di età indefinita, ma abbastanza giovane, una giovanotta potremmo dire, 30-40, non di più. Ha i capelli tutti spettinati, si ferma anche lei seduta su un'altra panchina della sala d'aspetto e osserva i binari. Di nuovo la voce metallica ripete l'avvertimento del ritardo del rapido. E a questo punto la clochard, che noi impareremo a conoscere, si sveglia, alza i pugni verso il cielo. Ma insomma, qui c'è qualcuno che tenta di dormire. Un po' di silenzio, per favore. Ehi, dico a te, voce metallica dei miei stivali. Si accorge che c'è un'altra persona. Signora? Signora? Sì, sì, proprio te, signora. Che fai lì, immobile? Ah, mica mordo, sai. Sono solo un po' arrabbiata perché cerco di dormire da 2 ore e questa maledetta voce metallica mi entra nel cervello come un trapano. Signora, dai, siediti qui che facciamo 4 chiacchiere. Tanto stanotte dormire qui non se ne parla. No, mi avvicino, stai tranquilla. Io resto qui e tu siedi lì. Sono troppo stanca. Viola continua ad osservare i binari. Ma non hai la valigia tu? E dove vai senza valigia? Dove sto andando io non c'è bisogno di portarsi i vestiti. Cos'è? Un albergo di nudisti quello dove stai andando? Non sto andando in nessun albergo. Io una volta ci sono stato in un albergo, non dei nudisti però. C'era un uomo tutto vestito di nero che mi apriva la porta e ce n'era un altro con il cravattino rosso che mi serviva da mangiare. Che roba, ragazzi! Ah, come ti chiami? Mi chiamo Viola. Ah, come il giacinto in montagna, calpestato dai passi dei pastori, a terra, violaceo fiore. Bene, Viola, io invece mi chiamo... Ah, non lo so. O meglio, non me lo ricordo, forse non me lo voglio ricordare. Comunque chi mi conosce per distinguermi e darmi una voce mi chiama la poetessa. Bene, poetessa, adesso che ci siamo presentate, mi lasci in pace? Che caratterino, amica mia! Va bene, come vuoi. Che caratterino. Neanche ti avessi lanciato addosso qualche parolaccia. Vabbè, fammi cercare qui nelle buste mie se c'è qualcosa che mi serve, va. Ma dove l'avrò messa? Era sicuro che stava in questa busta qui. La prego, signora, sto cercando di concentrarmi. Non è facile aspettare questo treno e se continua a parlare, a fare rumore con quelle buste, mi innervosisce. Ah, eccolo! Ti ho trovata! Maledetta scatola di pesce lesso, eccolo qui! L'ho trovato! Da un'altra tasca toglie un pezzo di pane e un po' di peperoncino. Senza un po' di peperoncino questa roba non sa né di me né di te. Ne vuoi un po'? Non ho fame, grazie, no. Io invece sì, mamma mia, l'insonnia mi mette appetito, deve essere un fattore nervoso. Tu che ne dici? Forse cerco di compensare con il cibo la mancanza di sonno. Cosa stavamo dicendo? Nulla di interessante. Ma quanto impiega a passare questo maledetto treno? Ah, hai sentito? Viaggia con circa 20 minuti di ritardo. E lei che ne sa, è un'addetta delle ferrovie, per caso. La voce è stata lei, quella, la voce metallica, a dirlo poco fa. C'eri anche tu, non l'hai sentita? No, ero distratta. Ah, dai, non fare così, il treno prima o poi arriva. Sai quante volte fanno ritardo questi treni?
Ma perché tu vuoi prendere quel treno senza la valigia? Quello ti porta lontano e quando uno va lontano si porta sempre la valigia. Vedi? Io viaggio molto e porto sempre le valigie con me. Lì dentro c'è tutto il mio mondo. Lei tiene tutto il suo mondo dentro due bus. Brava. Ma che fai? Mi dai del lei? Ma mica sono tanto vecchia. Sì, sì, lo so che con tutti questi stracci addosso possa sembrarti una nonna bacuca, ma fa freddo e senza questa roba a quest'ora, sarei già bella che stecchita, eh. Ieri, mentre passavo per il centro, mi sono fermata davanti a un negozio di elettrodomestici e ho scroccato il telegiornale da un televisore che stava lì in bella mostra. Hai sentito quanti poveracci sono morti di freddo quest'anno? Io mica voglio fare la loro fine, eh. No. Ma tu dormi tutte le notti qui fuori? No, non tutte le notti, no, per carità, a volte capito in qualche stazione della metropolitana, oppure riesco a infilarmi in un bagno pubblico fino a quando non arriva un guardiano a scacciarmi. Un periodo ho dormito pure in dormitorio. Che pacchia, ragazzi, che pacchia, lì sì che si dormiva. Poi mi è scaduto il permesso e sono tornata per strada, ma non mi lamento, sai, no, se non ci fosse questa vociaccia malefica. Io sopra i cuscini adagerò le tue membra. Ma le inventi tu queste poesie? No, queste parole le ha scritte una poetessa vissuta tanti anni fa. Un giorno in un bidone dei rifiuti ho trovato un libricino piccolo così. Dentro era tutto scritto di poesie e mi ha fatto una compagnia per tante notti. Ogni sera mi mettevo sotto un lampione e iniziavo a leggere fino a quando gli occhi non si chiudevano e mi addormentavo con il mio libro fra le mani. Poi, una notte un tizio me lo ha rubato per farci il fuoco e io avrei voluto sbranarlo per la rabbia. Ma oramai quando me ne sono accorta le pagine erano diventate cenere e della mia poetessa restava solo il ricordo. Ma io le sue poesie ce le ho tutte qui. Per questo mi chiamano la poetessa, sì. Là, d'ambrosia, crateri ricolmi, Hermes dall'Olpe agli dèi versò. Brava. Ma che cos'è un Olpe? Ah, non lo so, però suona bene, no? Non ti pare? Sì, è vero, hai ragione. Ma tu come mai ti trovi a vivere così? Sembri anche giovane a vederti bene. Una volta in ospedale uno dei signori vestiti di bianco mi ha detto che soffro di ricordo solo sprazzi di vita, ecco, come se fossero pezzettini di una fotografia, sparsi un po' qua, un po' là. Io lo chiamo il non ricordo. Ma magari forse fosse lo stesso anche per me. Magari, probabilmente non sarei costretta a prendere questo treno. Ma nessuno può costringerti a prenderlo se tu non vuoi. E poi, senza la valigia, chi te lo fa fare? Sai, a volte immagino che da qualche parte del mondo ci sia qualcuno che mi sta cercando disperatamente. Magari una madre o un fratello o addirittura un fidanzato. La cosa più bella del non ricordo è che uno si può inventare tutto quello che vuole sulla sua vita. Chissà, forse io sono una ricca ereditiera e fino a pochi anni fa vivevo in un grande palazzo pieno di cristalli. Un giorno, al compimento del mio 18° anno di età, quando finalmente potevo usufruire dei soldi che mi spettavano, il mio perfido tutore mi ha dato una botta in testa e mi ha scaricata per strada, abbandonandomi senza un soldo e senza memoria. O magari, che ne so, sono una promessa del cinema, scomparsa misteriosamente dopo una gita in barca, gettata in mare da uno spasimante respinto e raccolta, fradice e priva di sensi, da un ignaro pescatore che mi ha portato in ospedale. I miei primi ricordi iniziano proprio da lì, dall'ospedale. Ma non rammenti proprio nulla di quello che sei stata. Te l'ho detto, ho solo immagini sparse, come lampi di luce fortissima nella notte più buia. So leggere e scrivere, quindi immagino che ho frequentato uno di quei posti dove insegnano a farlo, ma non so di più. Tutti affermano che parlo bene e io tiro fuori spesso parole che non ho mai sentito, ma di cui stranamente comprendo il significato. Parole strane, stranissime, tipo eureka oppure overture. Ma io sono contenta così, fino a quando non incontrerò qualcuno che riuscirà a dirmi chi sono o chi sono stata veramente. Io potrò essere tutto ciò che voglio e nessuno allo stesso tempo. Tu chi sei?
invece. Sono ciò che non vorrei essere. Per questo avrei bisogno di un non ricordo anch'io. Vorrei sentirmi libera di reinventarmi la vita dal principio. Beh, inventiamola allora la tua vita, no? Che dici? vediamo, sai. Allora, senti, tu sei, sì, tu sei una principessa. Sai come Carolina di Monaco, eh? Vedo sempre la sua foto sui giornali che la gente abbandona sulle panchine della stazione. Ecco, principessa. Ma no, tu sei veramente pazza. Ah, no. Questo qui intorno è il tuo palazzo. Qui c'è la tua camera da letto. Guarda qui, principessa. Che magnifici fiori alle pareti. E il suo letto a baldacchino. Poi è un vero incanto. Guardi, principessa. C'è anche la toilette tutta intagliata, rose e fiori. E sopra un bellissimo specchio. Si osservi, principessa. Lo vede quanto è bella? Il bello, se osservato, si innalzerà a bello. Invece il buono immediatamente anche bello sarà. Venga con me, principessa. Guardi qui c'è la sala dei ricevimenti. Che stupendi affreschi decorano il soffitto. Ah, sono bellissimi, guarda, poetessa. Ci sono perfino gli angeli che volano con mazzi di fiori in mano. Non sono angeli, sono dei puttini che portano ghirlande in onore della dea della bellezza, Afrodite. Ah, sì, la vede, principessa, è lì, al centro. Sì, la vedo, mi somiglia. Ha i miei stessi capelli e anche lo stesso sorriso. E chi è? E chi è quel bel giovane accanto a lei? Quello deve essere Marte, il dio della guerra. Ma guardi qui, che stupendo tavolo da pranzo e che stoviglie. Oh sì, e c'è anche un centrotavolo enorme, tutto d'argento. E ci sono lampadari con le gocce di cristallo che formano un arcobaleno sulle pareti. Sembra di essere al Luna Park, hai ragione. Che pavimenti stupendi, principessa! Di nuovo la voce metallica avverte i passeggeri che il rapido proveniente da Bologna avrà 10 ulteriori minuti di ritardo, ma arriverà sul binario 3. Non essere triste, amica mia, del resto anche le principesse hanno i loro guai e non credo che siano così felici come sembrano quando ti osservano quei loro sguardi smarriti dalle foto sui giornali. Se vuoi ora possiamo immaginare di trovarci in un grande teatro. Guarda, Viola, è un teatro stupendo, tutto intorno a noi. Tappezzato di velluto rosso, con le tende di brocato e gli stucchi dorati che si intrecciano sulle pareti. Il palco è pieno di fiori e le luci dei riflettori inondano la scena illuminando i nostri corpi. Il pubblico, commosso, applaude in piedi, esultando e lanciando fiori verso di noi. Grazie. Oh, grazie! Hai sentito? Senti il profumo di questo fiore! Ce l'ha lanciato quel signore là, dal balcone laggiù! Ah, sì, poetessa, ma a che serve? Tanto il tuo fiore non esiste. E non esiste il teatro, né il pubblico che applaude, né le tende di broccato. E forse non esistiamo neanche noi, poetessa. Io non posso barattare la mia vita con i tuoi sogni. Io non posso dimenticare. Tu continua pure a seguire le tue magie. Tu puoi farlo. Ma io non ho il dono di cancellare la mia memoria per impossessarmi di ricordi che non mi appartengono. Lo capisci questo? Perché sei così cattiva con me? Era così bello il teatro e la rosa aveva un profumo così buono. Smettila di farneticare e guarda come sei ridotta. Un lurido ammasso di stracci che sopravvive grazie alla sua mente allucinata. Non sembri più neanche una donna. Dov'è il tuo corpo che dovrebbe esprimere femminilità e dov'è il tuo volto ricoperto di melma e di cenere come quello di un animale selvatico? Ma cosa pensi? Che la vita lì fuori sia davvero un enorme palcoscenico in cui tutto è bello e buono? Non c'è nulla di bello nelle tue buste ammassate sotto una vecchia panchina di plastica. E non c'è nulla di buono nelle tue scatolette di pesce lesso e negli occhi della gente che ti sfiorano per la strada senza vederti. Sembri tu stessa un sacchetto di rifiuti buttato sulla panchina da un signore maleducato e distratto. Sì, un piccolo cartoccio pieno di niente.
Ecco cosa sei tu. E cosa sono io. Nessuno potrà mai curarsi di noi. Oggi e per sempre, perché noi non siamo altro che nulla. Scusami, poetessa, e fai finta di non avermi mai vista. Dimenticami, come fai per tutte le cose brutte della tua vita. Perché sei tanto arrabbiata e tanto triste? Se non ti va di prendere quel treno, lascialo passare sotto il tuo naso e via. Se solo riuscissi a trovare almeno un motivo per non prenderlo, lo lascerei andare senza alcun rimpianto, credimi. Le stelle ai lati della luna, osserva, nascondono il brillante aspetto quando essa risplende sopra la terra intera, come argentea fanciulla. Viola, guarda, guarda quanto è bella. Hai ragione, hai davvero ragione, è veramente bella. Che strano, è la prima volta che me ne rendo conto. Guarda che forma perfetta e quanta luce la circonda. Fra poco si trasformerà in un'enorme palla gialla che sbiadirà piano piano mentre il blu del cielo diventerà sempre più chiaro fino a fondersi con lei. La luna dita di rosa, in tutto superiore alle stelle, il suo chiarore spande sul mare salmastro come sulla campagna fiorita. Ho sempre visto la luna sorgere e poi scomparire dietro ai palazzi, senza che ciò provocasse in me la minima emozione. Era come se la sua vista fosse qualcosa di scontato, una specie di diritto, capito? Di diritto dovutomi per il semplice fatto che respiro. Magari dove stai andando tu, questa luna non la potrai più vedere. E forse non ci saranno neanche i prati bagnati dalla rugiada del mattino e il sole che sorge da dietro le nuvole di panna. Forse non ci saranno i campi pieni di girasoli quando viene maggio e i petti rossi che si inseguono sopra le balle di fieno. No, credo che tutto questo dove sto andando io non ci sarà. E non ci sarà l'odore della terra quando piove, né il profumo del pane appena sfornato. Non ci sarà il rumore del mare quando c'è tempesta, né i colori dell'arcobaleno quando torna il sereno, né il vento che sfiora le ali delle farfalle per farle volare più in alto. E non ci saranno le stelle, neanche gli occhi felici dei bambini quando viene giù la neve. E poi, senza valigia, chi me lo fa fare? È in arrivo sul binario 3 il rapido da Bologna. Viola, il treno è passato. E adesso che farai? Prenderai il prossimo treno? No, tanto non ricordo più dove stavo andando. Penso che resterò qui, con te, a guardare nascere il sole. Poi andremo in un bar a fare colazione. Mi è venuta fame. Allora dovrei avere un'altra scatola di pesce in questa busta. No, no. Basta scatolette di tonno. Oggi solo cornetti e cappuccino. Dobbiamo festeggiare il mio non ricordo. Poetessa, è la fortuna di averti incontrata. Senza di te, chissà. Ma io non ho fatto nulla. Tu mi hai fatto vedere cose che tanti non avranno mai la fortuna di vedere per tutta la loro vita, aspettando solo un treno che li porti via.